Sagitta Alter è la moglie di Gigi Proietti. Un grandissimo amore è quello nato tra l'attore e regista e la ex guida turistica svedese che gli è stata accanto per 58 lunghi anni. Dal loro amore sono nate anche le due figlie, Susanna e Carlotta. Gigi Proietti e Sagitta Alter hanno passato insieme una vita senza mai sposarsi. Lei ex guida turistica svedese, lui, animale, da palco, si sono conosciuti nel 1962. All'epoca Proietti muoveva i suoi primi passi sul palco. Aveva 22 anni e iniziava la sua carriera. Quell'estate Sagitta decise di non tornare in Svezia. Da allora sono rimasti sempre insieme, senza mai affrontare crisi. Non si sono mai sposati e tutti ne sono sempre stati curiosi di sapere il perché. È una domanda che mi fanno proprio tutti. La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più, aveva raccontato qualche tempo fa. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo. Sagitta Alter e Gigi Proietti sono stati legati per 58 anni. Pur non essendoci mai sposati, la coppia ha avuto due splendide figlie, Susanna e Carlotta, che sono legatissime alla famiglia e hanno intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. In 58 anni d'amore non sono mancati dei momenti no e dei litigi tra i due, come ha raccontato proprio la figlia Carlotta dalle pagine di Vanity Fair. Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre, ad esempio, si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all'ultima asola. Mamma gliela fa aprire, e iniziano a discutere, lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini, ma si vede che si amano come fosse il primo giorno.